Buonasera cari amici, bentrovati. Eccoci qui con Pronto Telenova e giovedì la dedichiamo sempre alla nostra salute. E questa sera qui con noi un amico ed esperto, il dottor Michele Bianchi, cardiologo, opera all'ospedale Costantino Cantù di Abbiategrasso. Michele, buona serata. Ciao Alberto, grazie per l'invito e buonasera a tutti i nostri telespettatori. Allora, Michele Bianchi si occupa sia di cardiologia che di pneumologia. Stasera però vogliamo affrontare il discorso cuore e patologie cardiocircolatorie, un po' quello che c'è collegato. Io come sempre vi ricordo, chi vuole porre domande, quesiti, lo può fare, il numero è quello 02 per le telefonate. Invece brevi messaggi WhatsApp sul numero 335. Io direi che volevo introdurre l'argomento, ma mi sembra che qui stiano già arrivando le chiamate. Allora, pronto? Buonasera. Pronto? Pronto? Sì, buonasera dottor Carrera, sono Paolo da Milano. Buonasera a lei, prego, Allora, l'ascoltiamo. io vorrei ricevere qualche chiarimento dal dottore che saluto. Buonasera. Allora, vorrei sapere se la familiarità può avere un'incidenza sul rischio di incorrere in malattie cardiocircolatorie. La seconda domanda è: una mia zia che gode di ottima salute, malgrado l'età superi i 90 anni, da anni, direi da diversi anni, e usa prendere quotidianamente mezza pastiglia di aspirina perché dice che ha un forte effetto anticoagulante. Volevo sapere se è vero. Ultimissima domanda, se il microbiota intestinale, quindi la nostra flora batterica intestinale, può influire anche sul cuore. Grazie mille, dottore. Grazie, grazie a lei. Beh, Allora, molto informato questo sì, no, ha telespettatore. fatto una bella domanda, soprattutto mi piace molto l'ultima. Allora, sulla zia ultra novantenne, Mezza aspirina. penso che lei abbia trovato il rimedio più corretto, più giusto. Allora, diciamo che lui ha parlato di anticoagulante, l'aspirina non è un anticoagulante, è un antiaggregante, nel senso che serve proprio evitare comunque il deposito di materiale così, di piastrine, che possono, diciamo, creare un'occlusione a livello dei trombi e quindi diciamo che l'aspirina, il suo effetto in quel senso ce l'ha. È chiaro che all'aspirina poi bisogna anche prendere magari anche un protettore dello stomaco perché sappiamo che l'aspirina Potrebbe è dar protettiva a fastidio. livello cardiovascolare, però può essere anche Certo. gastrolesiva. Quindi il discorso che l'aspirina aiuta la nostra signora è sicuramente vero la cosa, però ecco, usare anche un protettore. La prima domanda che lui parlava della familiarità, la familiarità diciamo sulle malattie cardiovascolari è Ah. fondamentale. E la prima cosa che noi chiediamo è che nel momento in cui abbiamo a che fare con il nostro paziente, chiediamo se nel suo gentilizio, se qualcuno in famiglia aveva sofferto di malattie cardiache proprio per attuare una sorta di protezione su quello che noi chiamiamo il rischio cardiovascolare, quindi vedere Certo. se il nostro soggetto è ipertenso, ha il colesterolo alto, i trigliceridi alti, è un fumatore, un obese, sedentario, cioè capire un po' quelli che sono i fattori di rischio associati. Quindi il rischio cardiovascolare, la familiarità è fondamentale nella valutazione del paziente che abbiamo di fronte. Sulla testa del La discorso, flora sulla flora intestinale, ecco, sul intestinale. discorso della flora intestinale, diciamo che l'azione praticamente della flora è prevalentemente, io dico prevalentemente, più su un discorso gastrointestinale, cioè il microbiota crea comunque un'alterazione di quello che è il discorso della flora e quindi ci sono più spazio a patologie, diciamo, cardiovascolari. È chiaro che poi il crearsi uno stato poi di infezione, uno stato di sepsi, la sepsi, cioè l'infezione in sé, può essere anche legata al cuore, quindi avere una sepsi cardiogena, oltre che una sepsi Certo. multisistemica. Però prevalentemente l'azione sul tratto Non è direttamente gastrointestinale non è collegato. direttamente, ma potrebbe diventare essere correlata. Altra chiamata, pronto? Buonasera. Buonasera Sì, buonasera signor Carrera, sono Mauro da Milano, saluto il Mauro. cardiologo. Buonasera. Buonasera, guardi, io l'ho chiesto a tanti, l'ho chiesto anche in ospedale, a dottori, cardiologi, tutto. Vorrei sapere la sua opinione riguardo il fumo, no? L'alternativa che è uscita qualche anno fa sulle sigarette elettroniche. Io vorrei sapere, proprio lei che è un cardiologo, una persona cardiopatica che poi mette i bypass, ex fumatore, da un pacchetto e mezzo, poi gli rimane la voglia di fumare, ho visto con mio papà plurinovantenne, e volevo sapere se la sigaretta elettronica è così devastante. Come la sigaretta, cioè proprio uno deve totalmente smettere di fumare, o bene o male potrebbe essere un'alternativa anche se so che è sbagliata. Grazie.
Io niente, volevo sapere il suo parere, dottore. Vi saluto e vi ringrazio. Grazie Mauro, buona serata. Grazie. Allora, il fumo è sicuramente, diciamo, un fattore dannoso di rischio cardiovascolare ormai accertato e assodato. È chiaro che se una persona, lui citava nel discorso anche di un bypass di un paziente, quindi che ha fatto un intervento di rivascolarizzazione, il proseguire il fumo è dannoso. Se uno deve mettere sul bilancio tornare a fumare una sigaretta o l'elettronica, forse, dico forse, perché poi anche i dati certi ancora sull'elettronica, per come è tagliata certi diciamo componenti dell'elettronica, non sappiamo appieno, però è chiaro che comunque sembrerebbe, dico uso il condizionale perché ripeto non abbiamo ancora accertamenti scientifici che gli posso dire con certezza quello, però è chiaro che se uno deve ha la passione per il fumo e vuole fumare, forse l'elettronica è un po' meno dannoso dell'altra, però chiaramente il suo danno ce l'ha anche l'elettronica perché determina uno stato di alterazione dell'ossidazione naturale proprio di quello che è il discorso dei tessuti. Certo. Ecco, tra le varie patologie spesso è una cosa abbastanza comune, si parla di ipertensione, sì. No? Cioè la tensione alta. Sì. Ma questo, diciamo così, intanto cosa si intende per ipertensione e quando è che si crea? Allora l'ipertensione è una, chiaramente l'ipertensione arteriosa si chiama, è diciamo una malattia che è legata al rialzo, cioè all'aumento dei valori pressori, di quella che è la pressione massima, cioè nella fase comunque, quella che noi chiamiamo pressione sistolica, in cui praticamente è la pressione legata alla contrazione praticamente del cuore, e un aumento anche di quella che è la pressione minima, cioè la pressione diastolica, quella che viene nella fase di svuotamento a livello cardiaco. Sarebbe la pressione nelle arterie. Infatti si chiama ipertensione arteriosa. Cosa succede? Che nel corso della vita le arterie possono, non dico tapparsi, perché lì si parla proprio di occlusione, trombotica, altra cosa, però diventare un po' più ispessite, cioè il sangue trovare un po' più resistenza nel circolare, nel suo passaggio. Aumenta lo spessore proprio della parete, e allora del vaso arterioso in questo caso, e quindi praticamente c'è un rialzo dei valori di pressione sia massima che minima. Poi si parla di ipertensione arteriosa, diciamo sistolica solamente la massima, diastolica solamente la minima, oppure ipertensione arteriosa in generale quando è aumento la massima e la minima. Certo. Chiaramente l'esame fondamentale che una persona deve fare che soffre di pressione alta è fare un oltre pressorio per studiare proprio l'andamento dei valori pressori nelle 24 ore, ma che abbiamo il dato sia della media delle 24 ore ma anche della fase diurna e della fase notturna, e questo è importante perché permette poi al medico, quindi anche al cardiologo, di scegliere il farmaco più appropriato da somministrare al proprio paziente. Ma c'è un problema di età? Allora, l'età, diciamo che c'è l'ipertensione arteriosa, certe volte quella, diciamo così, essenziale, che si sviluppa praticamente, diciamo, anche diciamo, nella fase diciamo presenile, quindi i 50 anni, 70 anni nelle donne, le riscontriamo proprio nella fase post-menopausa, che dice: guarda, ho sempre sofferto di pressione bassa, adesso mi è venuta la pressione alta. Anche quando uno non è anziano. Quando uno non è anziano, praticamente. Oppure ci sono forme di ipertensione arteriosa, e anche qua il discorso della familiarità, che lo sviluppano anche a 30 anni. Abbiamo dei pazienti che sviluppano ipertensione arteriosa anche a 30 anche anni. Quindi c'è da fare una corretta diagnosi di quella che è la causa scatenante di ipertensione. Poi ci sono anche delle cause chiaramente secondarie, e lì bisogna indagare utilizzando anche degli esami diagnostici strumentali come il Doppler dello studio delle arterie renali, per vedere che non ci sia una stenosi di un'arteria renale che potrebbe essere la causa secondaria dell'accesso, oppure il feocromocitoma e altre patologie che ritrattano che il tratto addominale. Ecco. Certo. Altra chiamata, pronto? Buonasera. Pronto? Niente, allora aspettiamo la prossima chiamata. Ecco, ma mi viene la curiosità di chiedere un po' tutti, no? Quando ci misuriamo la pressione, ci vengono detti questi dati, la minima e la massima. Esatto. Ma c'è una regola generale, ognuno, ahimè, ha la sua minima, no, la sua massima? No, c'è una regola generale, ci sono praticamente delle linee guida, Alberto, che vengono utilizzate, che comunque mettono un po' d'accordo, diciamo, tutti gli specialisti, tutti gli esperti. Allora, noi come valori di riferimento consideriamo che la pressione massima alta superiore a 140 mm di mercurio e la minima alta superiore a 90 mm di mercurio.
Poi ci sono delle categorie ben precise come i pazienti diabetici, dove comunque i valori sono un po' più bassi, 130 per la massima e 80 per la minima, quindi impone, come il paziente diabetico, un paziente che ha un problema del microcircolo vascolare, di avere valori un po' più bassi. Certo, lì c'è una patologia. Pronto, buonasera, altra chiamata. Buonasera. Buonasera, prego. Niente, io chiamo per il discorso del cardiologo. Sì, l'ascoltiamo. Buonasera. Ecco, prego, prego, la stiamo ascoltando. Dovrebbe abbassare il volume della TV perché sennò senti in ritardo. Subito fatto. Ok, l'ascoltiamo. Ecco, allora, io ho un problema di pressione alta. Sì. E la pressione alta mia è circa 140-145 per 90. Sì. E prendo una pastiglia. Ecco, volevo sapere qualcosa in merito, insomma. Sì. Ecco. Ci può dire la pastiglia, tanto che andiamo. Sì, diamo. È il Losartan, quello da 50? Da 40 mg e un diuretico, non mi viene il nome, da 5 mg. Ok, allora. Le rispondiamo, grazie della chiamata. Allora, lui, lui ha dei valori di pressione che non sono controllati bene, nel senso che 145 di massima e 90 di minima non è un corretto controllo dei valori pressori. I farmaci che lui prende, che poi sono dei farmaci assieme, combinati, perché lui prende, diciamo, un farmaco che si chiama Sartano, Losartan, e un farmaco che si chiama idroclorotiazide, che è il diuretico, è un farmaco combinato, non riesce a garantire la corretta, diciamo così, controllo del trend pressorio. Varrebbe la pena associare la sera un farmaco calcio antagonista, tipo l'amlodipina da 5, per avere un corretto controllo di pressione. Cioè vuol dire che con i farmaci che lui sta prendendo in una compressa unica, ma che sono due farmaci assieme, non si riesce a garantire un corretto controllo pressorio. La terapia dell'ipertensione certe volte è una politerapia, cioè tu utilizzi più farmaci per avere un corretto controllo pressorio. Qui sembrerebbe che il trend non è ben coperto, quindi necessita di un farmaco in aggiunta per le ore serali. Ecco, però 145-90... E non è un controllo ottimale. Non è ottimale. Deve stare sotto i 140 e sotto i 90, quindi 145. Cosa succede? Che nel corso degli anni, se il nostro paziente o comunque questi pazienti che hanno valori alterati di pressione, se dovessero fare un esame diagnostico, come potrebbe essere l'ecocardio, trovano le spessori delle pareti del cuore ingrossate. Questo diventa un problema, perché a quel punto l'ipertensione sviluppa la cardiopatia ipertensiva ipertrofica, cioè il cuore si gonfia come diventasse, cioè, ingrossato, e questo è un fattore favorente poi a lungo termine sul discorso dello scompenso cardiaco. Certo. Perché è come se fosse un pallone ipergonfiato, rischia che scoppi. Questo discorso. Altra chiamata, pronto? Buonasera. Pronto? C'è qualcuno? Niente, allora aspettiamo la prossima chiamata. Restiamo ancora in tema, dall'ipertensione alle aritmie. Le aritmie è un altro discorso, cioè è una situazione... Aspetta che forse è arrivata la chiamata, diamo spazio. Ritorniamo sull'ipertensione. Sì, infatti. Pronto, buonasera. Buonasera, Edoardo. Edoardo, prego. Allora, il dottor Bianchi, volevo sapere questo. Buonasera. Ma... è vero che bevendo uno o due bicchieri di vino rosso al giorno si riduce il rischio di malattia al cuore? E perché viene fatto, soprattutto per chi svolge attività sportiva, l'esame del cuore sotto sforzo, e se questo è valido anche per chi non svolge un'attività sportiva e ha un'attività, diciamo, normale di passeggiate o nuotate ogni tanto, se è utile anche per coloro che non svolgono attività sportiva. Grazie, dottor Bianchi. Allora, qui c'è uno o due bicchieri. No, ha fatto comunque delle belle osservazioni. Parto dalla seconda, che quella è un po' più lunga da rispondere. Allora, il test da sforzo, che è un test, diciamo, diagnostico per escludere delle eventuali sospette coronaropatie. Perché faccio io l'elettrocardiogramma da sforzo? Perché in quel momento, creando, diciamo, uno sforzo, come può essere la prova o al ciclo ergometro o al tapirulan, in cui praticamente io ho una mia attività cardiaca, aumenta la frequenza, se il cuore ha delle ostruzioni a livello coronarico, cioè ci sono comunque delle stenosi,
nel problema salta fuori. Salta fuori con delle alterazioni elettrocardiografiche. Questo è importante perché permette di giocare d'anticipo su quello che può essere il rischio cardiovascolare, il rischio di infarto. Quindi quel paziente che durante il test da sforzo compaiono delle alterazioni su quella che è la conduzione elettrica, sono dei pazienti che sono, diciamo, soggetti a fare un esame più chiaramente invasivo, che è la coronarografia, cioè mettere, diciamo, fare l'angioplastica per vedere, certo, se devo mettere un palloncino per aprire quell'arteria che può essere occlusa. Poi ci sono chiaramente dei pazienti come possono essere gli ipertesi, i fumatori, gli obesi, quelli che hanno colesterolo alto, trigliceridi, la familiarità per rischio cardiovascolare, che sono pazienti da, come posso dire, marcare in modo più stretto. Da sorvegliare. Ma l'esame vale la pena farlo, sia per chiaramente gli sportivi, si fanno per gli sportivi perché gli sportivi chiaramente messi, diciamo, a un carico di lavoro molto alto, a uno stress molto alto per lo sforzo fisico proprio dell'attività agonistica che c'è in sé, quindi sollecitano il cuore molto più in alto di quello che può essere uno che fa una passeggiata o una vita sedentaria. Però chiaramente, con le debite eccezioni, c'è comunque in uno o nell'altro un rischio cardiovascolare. Quindi la risposta è il test da sforzo, che è un test diagnostico per quello che può essere sospetto di coronaropatia, va bene sia per lo sportivo sia per quello meno sportivo che fa attività più soft, sì, più, diciamo, ricreativa e più così amatoriale. Quindi va bene per uno per l'altro. Sul discorso invece del vino, il vino, chiaramente il vino rosso, possiede comunque una attività anche antiossidante, quindi sul discorso dei radicali, quindi va bene bere un bicchiere di vino ai pasti perché proprio, diciamo, svolge questa azione antiossidante. Quindi un buon bicchiere di vino ai pasti non sicuramente fa male, ecco. Va bene, poi deve essere anche buono il vino. Questo quello, lì, quello lì è la priorità, Alberto, nella scelta. Questo aggiungiamo noi. Va bene, ci fermiamo alcuni istanti, breve fascia pubblicitaria. Eccoci ancora in vostra compagnia col nostro amico ed esperto, il dottor Michele Bianchi, cardiologo. Stiamo ricevendo le telefonate, in linea un altro amico. Pronto, buonasera. Buonasera, sono Giampaolo. Giampaolo, prego. Sono di Milano. L'ascoltiamo. Sì, allora, siccome sono iperteso, no? È tanti anni che prendo la pressione, la pillola della pressione, un Triatec 5 mm. Miligrammi, al mattino, sì, però la mia pressione è alta. Sì. Prendo la pastiglia, dopo che faccio colazione, così dopo 10 minuti così la pressione è a posto. Non so cosa devo fare, se vado avanti così con una oppure posso integrare qualcosa. Ma solo la mattina o poi questa solo cosa? Solo la mattina la prendo. Solo la mattina. Triatec 5 mm. Posso chiedere che età? 80. 80. Complimenti. Complimenti. Grazie. Sì, perché la voce sembrava molto più... Le rispondiamo, grazie. La voce sembrava molto più giovanile. Più giovanile. Comunque, allora, sono 5 milligrammi. Il Triatec, diciamo, il Ramipril, è un farmaco ACE inibitore che ha un dosaggio, diciamo, intermedio, perché chiaramente come dosaggio va da 2,5, 5 e 10. Il fatto che lui appena lo prende al mattino e dopo mezz'ora, un'ora la pressione si abbassa, perché il farmaco agisce, però a noi quello che interessa è proprio diciamo, il controllo delle 24 ore. Questo però spiega che magari durante la fase notturna o al risveglio, prima che lui prenda la pastiglia, i valori sono alti. Questo non deve succedere, quindi il consiglio che noi possiamo dare al nostro telespettatore qual è? Quello di ottimizzare al massimo la terapia, quindi da 5 mg prendere praticamente il 10 mg, o meglio prendere magari 5 al mattino e 5 la sera alle 20, dividendo, e tiene sotto controllo praticamente i valori pressori, facendo molto importante il classico diario pressorio, quello che noi in ambulatorio chiediamo sempre ai nostri pazienti. Nel momento in cui noi modifichiamo una terapia o il paziente prende una terapia, diciamo: ma lei faccia un diario pressorio la mattina e la sera e si annoti i valori, pressione massima, pressione minima, frequenza cardiaca, e dopo un mesetto noi la rivediamo in ambulatorio. Questo è fondamentale perché ci permette a noi poi a fare delle modifiche. Ma chiaramente il consiglio che posso dare al nostro telespettatore è quello di prendere 5 mg come lui prende al mattino, ma di aggiungere 5 mg alla sera. Se questo non bastasse, bisogna rivalutare l'integrazione di un secondo farmaco e di un altro composto, di un altro principio attivo. Ecco, volevo chiederti, l'alta pressione non c'entra nulla con il battito cardiaco? No, sono due concetti diversi. Il battito praticamente è la classica frequenza cardiaca, no? Che può essere, diciamo,
negli alta. Sportivi sì, è sì, più bassa. Beh, negli sportivi sono quando noi facciamo i test da sforzo, tanto per dirne una, il paziente allenato, paziente agonista, paziente sportivo, ora che lo porti alla frequenza cardiaca, diciamo, ottimale, massima, che è l'85% della frequenza cardiaca totale, ci vuole un bel lavoro, cioè devi andare su di belle pendenze, di fare comunque certo. Un bel carico di lavoro molto alto, sostenuto per portare queste frequenze. Chiaramente le persone, diciamo, lo stesso dicasi anche per quelli che sono quelli che fanno maratone, che hanno comunque, oppure ciclismo, uno sforzo prolungato, hanno praticamente delle frequenze 44-50, cioè quindi sono anche bradicardici, se vogliamo. Cosa diversa sono invece quelli che non sono allenati, che appena fanno una scala la subito. Frequenza va subito. Questo è questione anche un po' dell'allenamento, però chiaramente la frequenza è un concetto a parte rispetto alla pressione alta. Poi ci sono dei pazienti che possono essere ipertesi e avere anche la frequenza cardiaca alta. Allora in quel caso la scelta di certi farmaci è proprio regolata al fatto di controllare sia la pressione sia il battito, e si impiegano i farmaci che vengono chiamati cosiddetti beta bloccanti, che controllano la frequenza e abbassano anche un po' i valori pressori. Ecco, prima ti avevo chiesto di queste aritmie che spesso ne sentiamo parlare. Avere l'aritmia cosa significa? Avere l'aritmia, innanzitutto bisogna, Alberto, capire bene quale tipo di aritmia noi abbiamo di fronte, perché ci sono chiaramente delle aritmie cosiddette pericolose o aritmie maligne che possono creare dei veramente problemi, di portare anche il nostro paziente a andare in arresto cardiaco, quindi delle aritmie proprio maligne che possono andare a un arresto cardiaco, a delle aritmie che possono essere, diciamo, meno pericolose, perché comunque, diciamo, non magari ti portano all'arresto, però ti possono essere fattori scatenanti, tanto per dire, per l'ictus, per le ischemie cerebrali, perché essendo il cuore aritmico può portare a far sì che si distacchi un trombo dalla parete del vaso e questo trombo dare un ictus su base cardioembolica. Quindi nel caso diciamo dei pazienti che sono con aritmie di questo tipo, che la classica è la fibrillazione atriale, questi pazienti devono avere un farmaco che controlla bene il battito, per evitare che il battito sia molto alto, che possa comunque essere, diciamo, un fattore di stimolo per un rischio cerebro e cardiovascolare, perché il soggetto può anche scompensare il cuore, ma nello stesso tempo essere anche scoagulati per evitare che ci sia, diciamo, un minor rischio di trombogenesi, di un rischio trombotico, e questo dare un ictus, dicevo, su base embolica, perché il trombo si stacca dalla parete del vaso. La signora Anna invece dice che soffre di formicolio alle gambe, cosa che gli viene soprattutto nelle ore serali. E vabbè, lei chiede se può essere questo un fatto, diciamo, pericoloso per la salute. Ma questa qua, allora, è una risposta che do non da cardiologo, perché non c'entra un po' col discorso del cuore, cioè nel senso che questi qua sono delle parestesie, sono delle formicolie agli arti inferiori che sono frequenti molto nei pazienti, diciamo, anziani, anche non anziani, possono essere dalla cosiddetta sindrome delle gambe senza riposo a dei problemi a livello di neuropatie. Quindi questi esami che dovrebbe fare la nostra signora, fare uno studio, si chiama elettromiografico degli arti inferiori, per vedere un po' la conduzione dei nervi, vedere il discorso dei nervi sensitivi e nervi motori. Non è chiaramente una problematica, diciamo, cardiologica. Perfetto. Ecco, uno dei grossi temi, naturalmente, quando si parla di cuore è l'infarto. Ahimè, una delle cause di morte che abbiamo, certo, che sono più elevate nel nostro paese, ma non solo. Esiste una vera e propria prevenzione? Molti se lo chiedono. Per prevenire l'infarto cosa posso fare? Assolutamente. Allora, sostanzialmente era il discorso che ho fatto prima, quando avevo così introdotto il discorso del test da sforzo, perché dicevo che comunque fare il test da sforzo è un, diciamo, certe volte senti persone che ti dicono: ha fatto ieri il cardiogramma, andava bene, poi il giorno dopo ha avuto l'infarto. Allora, questo è la testimonianza che il cardiogramma non fa una diagnosi preventiva del discorso infartuale o del discorso ischemico a livello cardiaco. Quello che può essere una vera prevenzione è fare un test, che è il test da sforzo, che permette di valutare, diciamo, il paziente se ha delle alterazioni elettrocardiografiche, quindi se il paziente deve fare una coronarografia, in quel caso mettere uno stent, ma
preservando la funzionalità del cuore, perché un conto è avere l'infarto con un cuore che batte e pompa in modo regolare, un conto è avere un infarto con un cuore che perde contrattilità del cuore, certo. Quindi ci sono, diciamo, due evoluzioni differenti, quindi la cosa migliore è fare il test da sforzo, perché nel momento in cui compaiono delle alterazioni durante lo sforzo, io faccio una coronarografia in elezione, a quel punto metto degli stent, però il cuore, la funzione è preservata. Se io invece arrivo d'urgenza, che ho un dolore toracico, arrivo in pronto soccorso, mi vengono fatti gli enzimi del cuore, sono alterati, faccio una coronarografia d'urgenza, io posso perdere del tessuto vitale, del tessuto miocardico, quindi la mia contrazione del cuore perde, diciamo, di contrattilità, e questo ne risente sullo stato contrattile, quindi il paziente perde, diciamo, zona di cuore ben funzionante, e questo può lasciare poi delle conseguenze e quindi essere dimesso con una serie di farmaci molto più importanti. Ecco, un altro telespettatore ci dice: ma a livello prevenzione spesso si parla dello stile di vita, di ciò che, di quello che si mangia. Ecco, è importante la dieta dal punto di vista cardiologico? È fondamentale la dieta, chiaramente, in cui diciamo c'è un grosso utilizzo praticamente di grassi, no? Nel senso, questi qua sono chiaramente nocivi, deleteri per le nostre arterie, chiaramente. Cioè, quindi, sempre lì è meglio la verdura e la frutta. Certo, sicuramente sì. Quindi lo stile di vita, diciamo, è proprio andare agli albori sul nascere di quello che può essere la giusta condotta per evitare ad avere un rischio cardiovascolare. Quindi sicuramente avere una dieta bilanciata è fondamentale, proprio la prassi. Ecco, la settimana scorsa abbiamo avuto con noi uno specialista urologo che ci diceva: dopo i 50 anni gli uomini è bene che si facciano ogni anno una controllo del PSA, anche se uno, diciamo, non ha particolari sintomi, via dicendo. Dal punto di vista cardiaco, cardiologico e via dicendo, tu consiglieresti dopo una certa età una visita? Assolutamente, la visita, che consisterebbe sostanzialmente nel fare degli esami ematici, no? Come potrebbe essere per l'urologo fare il PSA totale, quindi PSA esami libero, del sangue. Gli esami del sangue, e fare tutta una valutazione del profilo lipidico, quindi colesterolo, trigliceridi come primus movens, come prima situazione. Poi sicuramente fare un elettrocardiogramma da sforzo e fare un'ecografia cardiaca. Questi sono, diciamo, gli esami proprio basilari, semplici, per una giusta prevenzione di quello che è il rischio cardiovascolare. E andrebbero fatti dopo quale età? Ma assolutamente, diciamo, allora, negli sportivi possono essere fatti anche sui 40 anni, 45, cioè gente che comunque, certo, ha sempre praticato sport, perché il praticare sport sollecita a degli sforzi più, diciamo, gravi al cuore, cioè più pesanti, quindi uno è chiaro che se fa una grossa attività sportiva deve comunque farle anche prima, se no comunque l'età dei 50 anni, fare comunque un test da sforzo, fare comunque un'ecografia cardiaca, ma proprio anche in prevenzione, proprio sentirsi dire una pacca dal cardiologo: ci rivediamo fra 2 anni, fra 3 anni, va benissimo, però è la corretta prevenzione, e poi cercare di fare un corretto stile di vita che parte dall'alimentazione e poi dal controllo di quelli che sono gli esami, come può essere il profilo dei grassi, dei lipidi. E questo vale per uomo e donna? Dalla tua esperienza, ci sono più problemi per gli uomini o per le donne? Allora, nel discorso delle ischemie cardiache, chiaramente lo vediamo molto più sugli uomini, chiaramente gli uomini hanno, diciamo, uno stile di vita un po' più disordinato, se vogliamo, rispetto alla donna, disordinato nel senso lavori, stress, fumo, magari qualche bere, qualche goccio di più di vino, insomma, situazioni un po', magari sedentarietà, il fumo, cioè ci sono delle situazioni che noi chiaramente li valutiamo più, però anche nella donna non è da sottovalutare, perché chiaramente la donna, dopo, nella fase post menopausa, anche la donna deve essere, come posso dire, studiata e valutata. Pronto, siamo proprio in conclusione, ultima chiamata, pronto, buonasera. Buonasera, senta, io ho una specie di, mi hanno diagnosticato una fibrillazione atriale. Sì. E ogni tanto arrivo allo svenimento, cioè ho questa fibrillazione e svengo, poi mi riprendo e non ho più niente. E volevo chiederlo all'esperto, sì, allora, come l'era facendo. Le rispondiamo. Grazie. Allora, la domanda è molto bella e succede spesso, nel senso che chi ha la fibrillazione atriale ha un'aritmia del cuore. Il nostro paziente dovrebbe fare come esame fondamentale l'Holter cardiaco delle 24 ore, perché bisogna vedere se
l'aritmia o certe volte troppo alta o troppo bassa, quella che viene chiamata la sindrome bradichiarda, oppure ha delle pause per quanto riguarda la conduzione elettrica, delle pause prolungate, in quel caso possono esserci dei svenimenti. Si fa l'Holter perché in quel caso si valuta se mettere o meno un pacemaker. Perfetto, ringrazio tantissimo Michele Bianchi che è stato con noi, grazie, che sarà Alberto con noi anche in altra occasione. Vi ricordo che Pronto Telenova torna domani sempre alle 18. Quindi buon proseguimento, buona serata.